Devo dire che nella seconda parte della partita abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo fatto 3 gol nel secondo tempo e uno nel primo, ma potevamo farne anche altrettanti. Vuol dire che abbiamo giocato a grossi livelli, non era facile venire qui sotto di 2 gol e fare 4 gol, non è stato semplice, però una grande prova di carattere della squadra. Pescara sotto di 2 gol, però si aveva la sensazione che i gol della Salernitana, insomma, anzi la sensazione, sono stati episodi, no? 2 calci da fermo, magari lì bisogna migliorare, dirà lei, da tecnico esperto e anche perfezionista. Qual è poi però il Pescara quando vi hanno un po' lasciato giocare, ma siete stati voi a prendere il bastone dell'incontro? Sicuramente non ce n'è stato per l'avversario. Sì, devo dire che quando abbiamo preso il pallino in mano nella seconda parte della partita, lì mi abbiamo messo in difficoltà, soprattutto sulla velocità di esecuzione, sulla velocità dei 3 attaccanti che avevamo davanti. Li hanno sofferti e siamo stati bravi noi a concretizzare tutto il lavoro della squadra. Vi mancava questa vittoria esterna da oltre 2 mesi? Sì, è vero. Magari ultimamente abbiamo toppato delle partite fuori casa, ma io credo di avere una squadra che possa far bene fuori casa perché abbiamo la velocità di ripartenza, anche le caratteristiche di farlo. Era questo che mi faceva innervosire, non raccogliere fuori perché avevamo le possibilità e le caratteristiche di farlo. Oggi abbiamo capito che possiamo farlo. Mancuso in quella posizione è davvero devastante, non soltanto oggi ma anche in altre occasioni. Sì, quando è da prima punta si esprime al meglio, molto bravo a attaccare gli spazi, ma soprattutto a finalizzare l'azione dei compagni. Ma questo significa che magari il Pescara non interverrà sul mercato? Che cosa farà secondo lei? Aprirà tra pochi giorni? Vediamo, dato io ho molta fiducia dalla mia società, del presidente, dei dirigenti, perciò non mi pongo il problema perché so che faranno tutto a fin di bene per il Pescara Calcio. Ha visto la classifica, quota 32, dove volevate arrivare? Sì, siamo molto contenti di aver raggiunto questa quota. È stato un girone di andata molto importante, fatto bene, giocando anche un certo tipo di calcio che a me piace. Avete chiuso col botte, allora facciamo gli auguri di un buon e felice 2019 a tutti gli sportivi abruzzesi. No, io auguro a tutti gli sportivi pescaresi un grandissimo 2019, tanta salute che è la cosa più importante e speriamo noi di dare delle soddisfazioni a loro.